Il futuro del liceo Marconi di Pescara nella prospettiva dell'anno scolastico che si aprirà dopo l'estate sono i punti di partenza, ma non solo quelli, dell'incontro del comitato Marconi Quo Vadis che ha messo insieme tutte le componenti che ruotano attorno all'istituto con l'intento di far luce sulle criticità esistenti e avanzare delle proposte che diano maggiori certezze. Quindi siamo in una fase di angoscia reale, nel senso che non sappiamo da qui al primo settembre dove la comunità scolastica in tutte le sue componenti, studenti, docenti, personale ATA cosiddetto, dove potremo riprendere le nostre attività per fornire un servizio di qualità, così come abbiamo fatto per decenni, e un servizio di qualità per l'intero territorio, non solo urbano, ma provinciale appunto. Non vogliamo essere strumentalizzati, non vogliamo assolutamente accettare di essere vasi di coccio tra vasi di ferro. Noi difenderemo le nostre rivendicazioni, che poi si sostanziano esattamente nella possibilità di rimanere innanzitutto a Pescara, unitariamente, tutti e tre gli indirizzi di studio. In secondo luogo, siccome abbiamo un fenomeno di pendolarismo notissimo, vogliamo favorire agli studenti e alle famiglie la possibilità di individuare con certezza e entro luglio il luogo alternativo in questo periodo di transizione dalla proposta di demolizione e poi ricostruzione, perché la questione è ovvio, andrà avanti per anni, non è una questione che si possa risolvere in 12 mesi. L'arrivo dei fondi per salvare il Marconi non è, secondo il comitato, la panacea di tutti i mali. L'ubicazione della sede, soprattutto per chi viaggia, e la salvaguardia degli indirizzi sono tematiche determinanti per disegnare un futuro davvero certo. Noi non abbiamo visto ancora niente di concreto, ecco, come diceva il professor Dursi, abbiamo visto solo una sorta di strumentalizzazione della faccianda, quindi finché io rappresento le famiglie dei ragazzi, come diceva appunto il professor Dursi, questa è una scuola dove ci sono tantissimi pendolari e la differenza tra una sede e un'altra è fondamentale rispetto ai mezzi e alla vicinanza tra i mezzi e la scuola. Inoltre c'è un altro fenomeno in questa scuola, che molti che non la vivono non sanno. Questa è una scuola quasi esclusivamente femminile. Sminuzzare gli indirizzi significa che alcuni diventeranno un gineceo e altri no. Il fatto che qui ci sia un ambiente misto, perché per esempio c'è il liceo linguistico che è a frequentazione mista, porta appunto l'ambiente a essere più stimolante anche dal punto di vista educativo, e non è un aspetto da sottovalutare, e lo dice una che è la mamma di un ragazzo che probabilmente è l'unico maschio in classe. Quando si è scritto qui si è detto, tutto sommato c'è anche il liceo linguistico, magari frequenterò fuori, no? Insomma, noi per quanto riguarda noi genitori vogliamo sapere quanto prima dove verranno posizionati i ragazzi, e ci auguriamo che rimangano insieme. A questo proposito io annunceremo in sede di assemblea l'intrapresa di alcune iniziative anche abbastanza estreme, ad esempio uno sciopero della fame, un giro tondo intorno all'edificio, in modo da effettivamente, fisicamente, impedire che i lavori inizino, fino a quando non avremo nero su bianco un cronoprogramma dettagliato e condiviso rispetto appunto all'ubicazione del liceo.